Ben ritrovati ragazzi sul canale di Gellots, nuovo episodio della nostra partita con Britannia, cioè Britannia, Scozia in tutta la loro Britannia. Vi chiedo ragazzi di lasciare un bel mi piace per sostenere Red, visto che ci sono gli eventi tutti quanti contro di noi, sono proprio eventi cattivissimi, malus economici, alleati che ci tradiscono improvvisamente, però per fortuna abbiamo altri alleati con cui andiamo davvero d'accordo. Qua sarà difficile capire No cosa chance. accadrà perché questo esercito non è messo molto bene. No way. E no chance, no way, vediamo bene. Però noi stiamo già assediando la capitale del nostro nuovo nemico. Non credo che si possa fare molto altro. Gli introiti sono bassi perché purtroppo abbiamo un malus dovuto a un evento, che è questo, però appena se ne va via, di sicuro faremo più sì, più dindi e soprattutto meno possibili rivolte. Perché abbassa pure l'ordine pubblico, il reintegro delle truppe, quindi maledetto San Vito, che è l'evento, non chi si chiama San Vito. Cioè, oltre ad essere un santo, questo santo di nome Vito, è anche un cognome. Ok? Allora, guerra dichiarata contro il Kent, mi piace, bene, così, molto bene, e insediamento sotto assedio. Lo so, l'ho messo io sotto assedio. E questo è così, lo so, pazienza. Però fin tanto che lui è lì perché c'è lui qua, noi procediamo a falcate enormi. Questa guerra voglio vincerla velocemente, quindi tu tieni l'assedio, fine del rapporto, e lui no. Allora, guadagniamo 400, però le tasse ora sono abbassate. L'ordine pubblico è buono, tranne che qui. Come mai c'è questo problema? Che non c'è mai stato. Eventi. Forse è l'alluvione. E questi qua che non sono riparati. Però al prossimo turno potrebbero essere riparati. Ok, vediamo un po'. Chi odia questo? La We Nortambria. will talk now. Your A visit parte che comes at questo an mi odia, inconvenient time. non voglio neanche fare quello. Partecipo alla guerra contro questo. Però magari This king. intrigante. Dai, via. Questa guerra è un modo per conquistare questi territori senza la legittimità. Vediamo dal lato positivo. Vediamo dal lato positivo perché vinta questa scendiamo proprio in maniera incredibile e dovremmo conquistare davvero tutto. Ecco, quelli lì salgono, questi qua sono in guerra pure tra di loro. Logoramento, uomini persi 200, wow, sono tanti. Figlio illegittimo. Padre Costantino, membro della tua famiglia, ha avuto una figlia illegittima, questo potrebbe essere un problema. Allora, innanzitutto qua siamo arrivati sin qui, ordine pubblico più uno dovunque. Tenuto della villa bla bla bla, potremmo fare questo, commenta l'ordine pubblico. Questo qua però è davvero incredibile, meno 21, francamente non lo riesco a capire. Fa meno 4 la somma di quelle cose che c'è scritto, accidenti. Quindi fa in modo gioco di funzionare una volta tanto. Allora, se arrivi qui, puoi razziare? Ti farò razziare. Non puoi. Allora avvicinati il più possibile. Lui non farà mai in tempo a fare niente. Quindi quella città è persa e poi inizierà la sua morte. Proprio totale. Vediamo chi è questa figlia illegittima. Impossibile assegnare carica ministeriale a questo personaggio. Certo, ha 6 mesi. Tu 9 anni, quindi ti sposerai un giorno. Perché è una figlia illegittima? Tra l'altro qua questa freccia è sbagliata. Niente, nonostante la tech, qua c'è ancora meno uno dagli eventi. Dai, quanti turni ci mette questo a sistemarsi? Poi perché non esce questa informazione?
No, non demolire, riparare, 160. Ripara quello, non voglio sorprese. Qua tengo questi perché sono meglio dei miei, cioè anche qua molto meglio questo del mio. Quindi per ora va bene così. Cambio turno. Non so se ho fatto partire il timer per questo secondo episodio. Sì, che sto registrando. Bambino su sex cant. Aia. Ah, bravo. Ah, così hai perso. Godo. Sono solo pettegolezzi. Personaggio ucciso. Wow, no. Stiamo scherzando? Ok. Non ho voglia di fare questo attacco, quindi sarà assolutamente fatto così. Attacco notturno. No, controllo grandi eserciti. Dunque, teoricamente così so più o meno danni. Tanto lui è una guarnigione. Fantastico. Oh yes. Our bravery is legendary. Oh yes. Oh yes. Equilibrio culturale meno 19. Questo qua è sceso di brutto. Cosa? Ah, posso dare un governatore qua. Beh, per ora do questo, ma giusto perché è lì. Non è che serva molto. Allora, tutti sti soldi. Tutti sti soldi. Questo abbassa i soldi. Quella è la provincia che mi dà più soldi. Investiamo su quella. Fischia. Non serve a niente sta roba. Non serve proprio niente. Qua più ricca. Questo mi dà zero. Forse perché è tutto distrutto ora. Cava deposito. Torre circolare. Ogni chiesa. Ah, e questo mi dà soldi da chiesa? Più 10. Quindi sostanzialmente questa chiesa mi dà più soldi ancora. Quanto cibo hai qui dentro? Questa è da distruggere. Questa la devo distruggere. Questo distruggere mentre qua. Potremmo potenziare. Sì, beh, questo non è che sia particolarmente redditizio. Questo dovrebbe essere l'argento. Costa 3.000 però. 234. Questo ne vale la pena, miniera di ferro. Perché è pure potenziato da questo. Altri 2.000, però scende l'ordine pubblico così. Facciamo questo. We will not fail you. Hurry it up. None shall stand against us. Ok. Poi penseremo cosa fare qui dentro. Perché francamente, qua in un turno ti ripari teoricamente. Questo qua a ripararlo costa un botto, lo aspettiamo, ma questo qua potrei distruggerlo. Questo potrei lasciarlo. Questo sarebbe da distruggere, secondo me, perché qua non c'è cibo.
Quindi questo che dà più 15 produzioni di cibo e più 10% per ogni fattoria non serve a niente. Demolisci. Demolisci. Molto bene. Vabbè, qua sono incazzati, ma se ne facciano una ragione. Peccato, io volevo usare la legittimità. Volevo provare questa meccanica, però se il gioco. I Total War scriptano le cose sbagliate. Success brings greater power. Ok. Perché avrebbero dovuto fixare ovviamente altro. Allora, tu sei il difensore. È difficile dirti cosa fare. Perché sei comunque non uno destinato a essere un governatore. War is what we Anzi, a do proposito. best. Candidati. Ne ho solo due. Impavido, che non è male. Pazzo, che altrettanto non è male. Mentre in difesa. Vabbè, dai, sei il governatore della frontiera. Questo è quello che sarai. E inizi a darmi più soldi. Te, che invece sei mio figlio, seguirai la stessa identica strada. Soldi. Ora, questo perché è distrutto? Ah, perché, cioè, non è bloccato perché lui è distrutto, We are ok. eager for glory. The victory. For the glory of the Gaels. Andiamo a reclutare queste che è fo unità fondamentale. Allora, di arcieri abbiamo questa quantità che è positiva. Cavalleria va bene. Prendiamo un'altra spada. E magari un'altra lancia. Wow. Allora, aspetta. Queste sono tutte le stesse unità, giusto? C'è così. No, evidentemente non possiamo permetterci altro, però almeno siamo subito forti. Con questo andiamo verso qua. Anche perché sennò Starlight conquista tutto quanto. Non si capisce se salgo o scenda. Continua a scendere. E quella dovrebbe essere, non dico l'ultimo esercito, ma di certo l'ultima città. Quindi abbiamo già fatto fuori i Pitti. E purtroppo non ci siamo presi nulla di qua perché Starlight è stato più veloce. Cioè, non che noi siamo stati lenti, però questo era quello che potevamo fare. Ok, adesso per un po' di turni tu sei messo così. E poi ci concentriamo su quello. Eh sì. Hai voluto comportarti male? Questo è quello che ti capiterà, caro Pitti. Tu, brutto Pitto. Aia. Purtroppo ora siamo fuori posizione. Allora, intervieni. L'influenza del marito si abbassa. Zero del marito, lealtà del marito si abbassa. Diminuisce l'influenza. Ma lei non è la donna giusta per te. Cioè, lo so che magari è bella, tu pensi di amarla, ma no, non puoi essere un governatore che perde zero lealtà. Every foe shall fall. Get them nigh. Attacchiamo questi. For the Morrigan. None shall stand against us. Gaels forever.
Ora, sono proceduto sempre con questo modus operandi. Non so se è sbagliato, però l'ho fatto. Ah, qua si è diminuito di livello, non si è distrutto del tutto. Hai capito? No, distruggerlo del tutto. Ok, allora abbiamo soldi. E vediamo di farli fruttare. Perché fra 4 turni entrano quegli introiti lì. Questo dà semplicemente più cibo. Ecco, vorrei fare questo. Stiamo potenziando quello, potenziamo questo. E teniamoci i soldi in saccoccia. Allora, suono, non puoi farlo. Potresti conquistare questo, saresti proprio stronzo però, fatelo dire. In completa amicizia. Comunque, abbiamo conquistato tutta questa regione. Niente, questa qua purtroppo è bassa, vabbè. Non ci possiamo fare letteralmente niente. E 20 edifici, insediamenti che sono scesi. Mi ricordo che insediamenti era 27. Comunque vediamo, se eliminiamo questi magari cambiamo nome in Scozia per davvero. Sapete che io mi ero immaginato in questo episodio. Cioè, non in questo, ma in quello scorso, di essere in guerra con i vichinghi, invece. Ma tu non sei alleato con nessuno. Guerra con l'isola del sud. Oh. Ah, forse ho sbagliato. Fulmine! Edifici danneggiati. Fulmine! Ogni provincia della regione. Dove? Grande, perché non c'è già l'ordine pubblico praticamente morto. Niente, segui questo tizio, generale Ed, che però è l'Ed sbagliato, evidentemente. Allora, noi abbiamo fatto qua, non andiamo avanti perché malus con tutti dà legittimità che è assolutamente diventata inutile. Proprio purtroppo è il caso di dirlo, è inutile, voglio questo. Per fare questo devo fare la fusina o la fusina di Star Babba o la fucina. Quindi, questo qua invece mi dà la tenuta. Costruisci tenuta. Che cosa significa? Tenuta. Non c'è qui. Frassino di mele. No, non so dove sia la tenuta. Forse è qua. No. Insediamento. No. No, no, no. Sarà grande? Dov'è che posso fare questo? Fischi poi. Poi è distrutto, eh. Mi stanno conquistando tutto. No, ma adesso gli anglosassoni stanno riconquistando qua e stanno. Temo che per la Northumbria sia finita e di conseguenza per tutti noi. Temo proprio sia così. Allora, qua potremmo fare qualcosa che migliora l'ordine pubblico. Se no, qualcosa che migliora le attività produttive. Per esempio questa. Mentre questa che è meglio, più 10% della produzione di risorse commerciabili in tutti i villaggi di questa provincia che sono dediti alle attività produttive locali. Quindi anche qua sarebbe da fare questa, assolutamente. Quindi teoricamente io potrei pompare questa fino alla fine, che è la fusina, giusto? Fucina. Fucina.
Gran fucina, Fabbro fucina, gran fucina. Qua diceva fusina. Sono io che sono rimbambito. C'è scritto fusina. Fusina. Avranno sbagliato. La C, la S. Beh, non sono così vicine. Catena fusina. Ma sarà la fucina. Come fa a essere la fusina? Cos'è la fusina? Cioè, magari mi sto dimostrando super ignorante in sto momento, ma in sto momento, sentitemi. No, la fusina deve essere per forza questo. Qua non ci sono fusine. Quindi ripeto, potrei potenziare questo, che costa 3.600, ed arrivare là. Per ora passiamo quello, qua va bene così. Questo non possiamo farlo, potrei fare la guarnigione. Ma direi di no. Capacità di movimento durante la campagna nemica. Cacchio, questo è forte però. Questo è molto forte. Questo per ora non mi serve. Produzione di provincia che sono dedicate alla caccia. Questo è da fare lì. No, qua è da fare qualcosa che riguarda le attività produttive. Potrei fare questo inizialmente. Se no, qualcosa che migliora l'ordine pubblico? Torre circolare? Perché torre circolare? Cioè qua non c'è la sala alta, come si chiama? Non posso fare questa struttura? La grande sala. Perché non c'è la grande sala? Niente, evidentemente non c'è la grande sala. Forse perché è un insediamento speciale, non c'è la grande sala. Torre circolare. Chiesa. Vediamo un po' se posso farlo qui. No, qua ho questa abbazia qua particolare invece, che sarebbe da fare magari anche. Aumenta la fama, scende la corruzione, più chiese nella regione della provincia, abbassare le discount. Mentre qua ci sono questi. Ah. Però non posso fare questo. Quindi è questo l'edificio che migliora l'ordine pubblico. Ok, pensavo di fare quell'altro, se no forse non l'avrei distrutto. Avrei lasciato che i suoi bonus andassero avanti per un po', tanto cambia poco. Cambia molto poco. No, lasciamolo vuoto, dai. Cambio turno. Dai, eliminiamo questa gente. E poi vediamo, perché le missioni... Cosa fa? Fallo fuori. Sì. Spero mi dia la missione fatta e non fallita. Ecco, ora però dobbiamo tornare indietro di gran lena. Anzi, avrei dovuto muovere questo esercito prima. Grande! Meno 28, cioè... Fa più uno! Fa più uno sta roba! Fa più uno. Punto. Più uno. Plus one. Fa più 1, costi di costruzione in tutte le regioni della provincia. Wow, 406. L'ordine pubblico però non è così alto. Quindi prima dovremmo fare questo. Però voglio andare qui. O qua. Ma forse volevo fare qui questo qui. Esattamente. Bene, se quella missione è fatta... L'ordine pubblico è positivo ovunque. La prossima missione è conquistare questo che spero che mi cambi la missione perché non lo farò mai, e vassallizzare questo qua. Che potrebbe anche starci come idea. You can count on us. Move it now. Più veloce che puoi. E
Poi iniziamo ad andare a prenderci un po' di roba. Pa pa pa. Così. Direi che come eserciti ci siamo. Non c'è bisogno di far altro. Qua fra un po'. Ok, questo qua si è già riparato da solo. Adesso magari inizieranno le riparazioni più rapide da altre parti. Purtroppo, secondo me, è l'unica strategia che rende un pochino. Quindi continuerò a procedere in questa maniera. Vediamo un po' a livello diplomatico. Ah, la vedo davvero male. Questo qua, che era potentissimo, è praticamente scoppiato. Questo vassallo non so come faccia a essere ancora fedele. Cioè, grande più della Mercy ormai, Sussex. È ancora grado di forza 2, noi siamo saliti al 5. Ora vediamo di attaccare questo e poi ci insegniamo dentro l'isola del sud in qualche modo. Sperando che l'isola del sud si pappino un po' dal nostro alleato, così poi non devo dichiarare guerra sostanzialmente. Maid ha perso nei confronti di Dublino. Quindi meglio lasciar... Ma secondo me non proprio la diplomazia è meglio non guardarla. Perché non ha molto senso. Ora, abbiamo solo una guerra in corso. Vorrei capire la stanchezza di guerra che cosa ha intenzione di fare, perché continua a scendere, ma non dovrebbe. Ok, allora qua non ho i fondi? Ah, bene, aspettiamo qua. Minotaur. Allora, l'ordine pubblico c'è. Voglio più soldi. Bene. Qua ancora meno 28. Come mai? Poi reintegro meno 25, ma senza motivo. Autunno e passare all'inverno qui dentro al caldo e tu invece lo passare con quelli morti. Molto molto bene. Spendo i soldi, voglio fare la chiesa. Non facciamo più la fusina, anche se ovviamente è positiva per una serie di questioni. Equilibrio culturale meno 20, però è un po' che è meno 20. Vediamo se non scende più. Comunque ancora non capisco perché questi mi abbiano attaccato. Cioè, se il gioco deve essere scriptato come è, perché non è scriptato bene? Cioè, questi non ti attaccano mai se hai la legittimità sopra il 5, sopra il 10. Invece no. Allora, tu sei un contadino, ma in questo momento diventi uno scrivano poi. What we do best. Allora, i soldi ora entrano, quindi occupa. C'è sempre meno 20, quindi sarebbe, avrebbe smesso di scendere probabilmente. Fa niente qui. Ok, qua è meno... Questo è un problema. Perché non ho modo di tenerla alta qua. Cioè, questo insediamento mi dà soldi e basta. Qua credo che iniziamo ad avere qualcosa di riparato. Un argento livello 3, bene. Questo è quasi pronto, benissimo. Qua abbiamo i sotterranei qui e lì. Sì, oddio, qua dovrei fare questo per avere un 10% in più qua. Sarebbe davvero ottimo. E dovrei distruggerla qua. Che mi dà meno 220 senza alcun risultato. Cioè questa qua non ha senso. Non ha minimamente senso. Spostiamo questo qui. Ma possiamo permetterci un po' di logoramento. Avanti.
None shall stand against us. Meno 29. Cioè, ma che cacchio vuol dire sta roba? Comunque mi piace che abbiamo questi guadagni. Dai, che stiamo costruendo un regno forte e ricco. Dai, prossimo turno faccio quello che ho detto. Allora, distruggerò la fucina là che non serve a niente e la farò a sud. Logoramento, ne abbiamo persi 25, no? Tu sei il proprietario. Non sono sicuro se voglio più soldi, ma invece sì. 1492. Colombo is coming. Ah, qua francamente perdiamo 50 ducati, ma la corruzione scende ancora più sotto. Quindi vale assolutamente la pena. Questo potrebbe rompere un po' gli zebedei, quindi dovremmo metterci qua. Spero non mi faccia fare zigo zago tutto il giorno. Ah, se arrivasse, dovesse arrivare qua sarebbe un problema, però questa città ha le mura. Quindi io arrivo fin qui. Superiamo il ponte. Potrei avvicinarmi. Quanti soldi mi daresti a razziare sto posto? Comunque ce ne mettiamo tanti, eh? C'è tanti turni. Avviciniamoci il più possibile. Isola del Sud contro i cinghiali. Ottuso? Chi? Ma no. Sviluppate gli specialisti. Muy bien. Questa qua è salita di un pochino. Ora, il cibo è lì perché non sto reclutando. Però potrei, barra dovrei. Visto che le entrate sono quelle. Però vorrei un'altra spada. E un'altra ascia. Prendiamo un'altra ascia forte. E basta. Io devo conquistare quel posto qua. Tutti felici, ma che bello. Aspetta. No. Ah no, questo, non questo. Dai, forza. Fuori dalle balle anche questo. Cambio turno. Poi vorrei capire se fatto pace con questo, la stanchezza da guerra se ne va. Io passo anche 10 turni in pace per farla tornare a zero. Cioè, sarebbe un po' una rottura di scatole, però. Se questo è quello che serve. Obiettivo. Ma che bravo. Saggezza. Bravissimo. Vero bravo. Peccato che hai 52 anni, stai lì, non muori, non morire, non morire. Le volte mi sembra di essere un po' rimbambito. Allora, questo lo demoliamo. Questo è il luogo migliore, perché abbiamo queste due strutture, che sono molto simili a queste, ma qua abbiamo 326... Sì, oddio, dovrei cambiare governatori, se volessimo fare un discorso completo, però... Questa qua dà davvero un sacco di soldi. Quindi facciamo la fucina. Anche se ne, cioè, sarebbe meglio qua. Però qua adesso faremo l'altra struttura. War is what we do best. Forward we go. Allora, si muove fin qui e razziamo. 90 ducati che sono utilissimi. Noi seguiamo quello. Andiamo qua intanto, va bene. Cambio turno.
Credo che l'episodio sia anche finito, però. 35 minuti. Ops. Quindi dai, ci salutiamo qua, ragazzi. Oggi abbiamo eliminato i Pitti, che non si chiamano così, ma non... No. Ehi, quanto si muove. Ma tanto non può andare avanti di lì. Mediatore? Potremmo iniziare a prendere un po' di cibo. Invece... No, soldi. Il cibo tanto c'è. Dai ragazzi, ci salutiamo per davvero qua. Ci vediamo nel prossimo episodio. Vedete che l'economia è davvero ottima. Ci avviciniamo qua. Ho perso un turno avendo razziato, ma va bene lo stesso. A questo punto voglio passare un turno in panciolle. No, non serve a niente. Pensavo avessimo... avremmo recuperato qualcosa. Comunque, prima che inizio a parlare ancora, ci salutiamo per davvero qua, ci vediamo nel prossimo episodio, dove ho intenzione di conquistare completamente anche questi, e poi iniziamo la nostra guerra contro di loro. Vediamo se sono alleati con qualcuno. No. Perfetto. Sono in guerra con questo. Ok. E con questi qui. Che ora le stanno prendendo di brutto. Mind si è un pochino ripreso. No, è questo che sta diventando grosso. Ok, per quanto riguarda invece qui così, sembra che la Mercia si sia ripresa un attimino e sia arrivata addirittura alla confine della capitale della Northumbria. Quindi i figli di Ragnar le stanno per prendere. Grado di forza 6. Noi siamo saliti a grado di forza 3. Attenzione. Ovviamente, come vedete, non c'è paragone tra noi. Siamo più forti della Mercia. Ok. Ma tra noi anglosassoni non c'è proprio paragone. Quindi dobbiamo cercare proprio di diventare più forti. Questa è una rivolta, bene. Più forti, avere un'economia molto forte qui in Scozia, utilizzare il nostro alleato come stato cuscinetto e poi prepararci alla guerra totale con gli inglesi. Questo è quello che vedo in questa partita. Potremmo creare una specie di enclave e iniziare a conquistare una parte di Irlanda, teoricamente, portando là magari un esercito, però non penso che sia quello che andremo a fare. Soprattutto voglio andare a risolvere questo, che adesso è meno 32 magicamente. Boh ragazzi, non so più cosa dire. Questo qua invece sta salendo, il meno 20 in equilibrio culturale è fermo. Vediamo cosa succede, anche perché in realtà non serve più a niente, cioè non c'è nessuna fazione che fa parte del nostro gruppo culturale. Proprio nessuna, perché questo è scoppiato da solo, questo prima di farsi annettere ci ha dichiarato guerra e le ha prese. Qua Starlight, anche se non si chiama così, potremmo vassalizzarlo magari a un certo momento della questione. Come la vedi? Comunque sono venuto meno alle mie promesse, ho iniziato a parlare. Quindi dai, ci salutiamo qua, vi chiedo di lasciare un bel mi piace, come vi ho chiesto all'inizio del video, e di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto. Ci vediamo sotto nei commenti. GG a tutti.